L'europarlamentare onorevole Renata Briano presente a questa inaugurazione in questa Valle Arroscia che oggi si veste a festa con i suoi prodotti, possiamo dire. Ed è importante che anche l'occhio dell'Europa sia vigile su questi territori, direi. Sì, la Valle d'Arroscia che promuove il nostro territorio con i suoi prodotti. È una promozione turistica, è una promozione per le nostre piccole imprese che si sacrificano ma producono davvero dei prodotti ottimi. E l'Europa deve sempre più porre attenzione alle nostre piccole produzioni, perché quando io penso alla crescita, penso a questa crescita, una crescita sostenibile. I nostri produttori qui dimostrano che si può fare, però a volte le regole che l'Europa impone non aiutano le piccole produzioni, e io sono là per battagliare, insomma, per questo, per far capire che non tutti i territori sono uguali e che quindi le regole vanno bene ma devono essere anche differenziate a seconda di quelle che sono le nostre caratteristiche.